Buonasse anche a te, Marco. Buonasse. Robby Lion, grazie per il tuo prepuz. Come cazzo? Eh? No, nessuno ha detto questa volgarità. Ha detto prepuz, hai detto poi. No, questo è un altro discorso. Amici! Oh, oh, oh. Allora. Sono smutato, che figura? Sì, mi sono smutato. Bene. Prego, prego. Adesso non facciamo sempre la solita figura di no, merda. No, ma tu sei, parlo tu sei smutato per forza, appunto, sono io il pirla. Solo parlavo come un pirla da solo. Vabbè. Comunque. Questo mese. Cos'era quella pistola, Moro? Che vedevo che facevi così. Cosa spari? Sei un texano. Sì. Mano in alto. Questo mese. Esce My Hero One Justice 2. Cazzo. Quello del gioco di My Hero Academia. Oh. Il secondo. Ma com'è di terrorizzarvi nel gruppo Telegram? Lo sto riavvivando. Ma comunque. Come il 2? Scusatemi. Ma di cos'è, Moro? My Hero One Justice 2, il secondo di My Hero One Justice, di il gioco di My Hero Academia. Ah, stavo pensando a quello incredibilmente, nonostante non... Non era terribile il primo, perché ha fatto... Non credo sia andato neanche così bene, a livello di vendita. Non l'ho mai sentito. Ma sì, è un gioco un po' inutile. Perché oggi ho guardato, tra l'altro oggi mi sono messo a guardare la quarta stagione, che finalmente me la sto guardando... Ma non però mentre guardavo tutte le puntate della quarta stagione, il mio pensiero era sempre lì: ma come esce My Hero One Justice 2? Perché? Ma che vuol dire? Perché esce? Buonasera a tutti. Evidentemente è andato bene il primo. Ma non è vero. Beh, yes. Magari ma per no. loro sì. Ma non credo. Ma non fai conto che l'hanno anche deprezzato. Tipo la settimana dopo era già deprezzato a metà del prezzo. Ma se ne hanno venduto. Loro pensavano di vendere due copie, ne hanno vendute tre. E il 50% in più dal previsione. Vuoi mettere? Beh, hanno fatto Kakarot. Ma Kakarot credo. A parte che ha avuto un successo incredibile. Kakarot sì, è andato molto bene. Sì, ma volevo... Amici, oggi vi devo raccontare anche la mia esperienza, perché oggi ho avuto è un terribile momento... così? No, non a questo livello. Però ho avuto un momento di cagamento e poi un momento di gioia. Allora, finisce la live, no, sì, finisce la live, diciamo mezz'oretta dopo la fine della live, mi chiamano al telefono di casa, mi fa: buonasera, lei è il signor Marco? Sì, salve. Dei termosifoni? Sì, proprio così. Buonasera, lei è quello del trenino. Buonasera, salve, oggi le vogliamo annunciare che dal mese prossimo lei pagherà 63 euro di bolletta del telefono. Non ha senso. Ma non è che era 63 euro al mese. No, aspetta, Moro, che adesso ti spiego. Cazzo, erano finiti i nomi figli. Erano finiti i nomi figli, quindi andrà a pagare circa sui 63 euro. Ho detto, mi scusi, lei è per caso drogata, gli ho detto. Tra l'altro mi parlava in dialetto, non si capiva niente, boh. Mi fa, guardi, c'è la legge, siccome in base all'articolo 465 della legge Bersani, sì, a me non manca. Bersani poi aspetta, che adesso viene fuori di Bersani del comma 2.0 dei Santi Licheri, deliberato, e quindi Irene, vabbè, questa sera la faccia te la strapperò via. Se vuole dirci esattamente adesso i suoi dati sensibili del certo. Conto bancario incredibile, che cambiamo tutto il sistema. Gli faccio buonasera e ho chiuso il telefono. Chiamo la team perché guardi, mi ha chiamato questo pezzente imbecille dicendomi questa cosa. Cazzapone. Ovviamente ho capito che era una stupidaggine, ma chiedo conferma, è tutto a posto. No? E mi fa sì, anzi, ti dirò, tu stai pagando un fottio di soldi. Si va di pagarne meno avendo più roba. Ho detto, certo, beh, questa è la team. No, questa era la team, però ufficiale. Sì. Non era Mascello. No, non era Mascello. L'ombrichino dentro. No, almeno la signora fa, no, perché c'è questa offerta, praticamente, no, con Bersani, tu entro un mese paghi. E ho capito già. Ricordo, a un certo punto. Si è trasformato il telefono. Quindi, si è conficcato un tempo dentro. Potenza. Questa era la team. Scritto con la I. Guarda, hai tutto a meno prezzo. Sir Edward, grazie per i 24 mesi. Pollo e Sir. Avrai tutto a meno prezzo e ti mettiamo la fibra 1 gigabit in più hai Team Vision. Ah, hai anche una nuova promozione per il tuo telefono. Per il tuo telefono personale, quindi in sostanza ci ho guadagnato da questa ipotetica e possibile truffa. Ci ho guadagnato perché
adesso una nuova connessione. Comunque, quindi, passando a Vodafone, risparmiavi ancora di più. Ma non avevo Team Vision, non avevo le robe di Now TV. Ma quindi quella cosa che ho detto, no, mi aumentano a 60 euro, era tutta una palla. Quindi. No, era una cacata incredibile. Me l'ha detto anche. Poi, chiaramente, chiamando la Team, gli ho spiegato la situazione. Mi ha detto, sì, avevi ragione, era una truffa. Ma io mi chiedo, no? Come fanno a. Gente che ci casca. Ha detto, era una truffa, era un altro operatore di un altro. Che cazzo ne deve sapere, poverino? Beh, un vecchietto non credo neanche abbia internet, quindi non. E certo, però gli arriva la chiamata. Moro, hanno chiesto internet. Di Esprit, puoi riferire? Esprit questa sera. Sì, questa sera è andato. A parte che mi ha chiamato poco fa, era tutto di fretta, non mi ha detto neanche. L'ha chiamato anche il Tigotà, penso. Sì, perché no, era. Vabbè, era in Perù, lo sapevate. Si è dovuto un attimo spostare un poco più in là, sempre in Perù, che doveva raccogliere del cotone insieme a dei ragazzi. Comunque. Dicevo, ma cioè, ma il governo, la polizia, ma io non ci credo. Quelli cioè, della queste team persone, non è che fanno gli scherzi, non è uno scherzo telefonico. No, è una truffa. Ma quelli della team mi hanno detto che addirittura lo fanno quelli degli altri operatori. Che poi, vabbè, quello bisogna vabbè, vedere. Ma il problema è che non puoi neanche bloccarli più di tanto, perché volendo posso alzare io il telefono, chiamare uno a caso e dirgli sta cosa. Sì, cioè, sì. No, ma non infatti, è che puoi. Però ho capito, ma scusami. È che il problema sicuramente. Finché uno non denuncia il fatto, non fanno niente, naturalmente. No. Però dico, scusami. No, ma è stato imbarazzante, cioè. Boh, ma dicendomi anche elencandomi leggi a caso, che giustamente io ho capito che era una cagata, ma un signore che è un attimino meno sveglio, magari di una certa età. Ma allora puntano su quello. Dico, qua mi sta dicendo Bersani, leggi. Questa è una cosa Bersani, ufficiale vero, del governo. Cazzo, ho detto Bersani. Loro invece puntano no. Su quello, infatti. Vabbè, io voglio giocare a. E c'ho già dentro, ho già preso il coso. Allora io vi dico che a metà più o meno andrò a urinare, perché ho bevuto una lemon soda e questa è già a metà. Perché stai bevendo così tanta lemon soda ultimamente? Perché mio papà. Gli dico, papà, non comprarla, che poi ci casco. Bevo quella la bottiglia. In realtà non fa bene, perché è neanche un bicchiere, no, sempre. Non è neanche un bicchiere quella lattina lì, però. È una zuccherata. Sì, ma la bevo una volta al giorno, Marco. È tantissimo una volta al giorno. Un bicchiere, quindi chi beve un bicchiere di coca al giorno muore. No, però è tanto. Che un bicchiere. Poi non ne bevo mai di solito. Morto, io non bevo mai cose zuccherate né niente, quindi vabbè, è solo sto periodo. Io bevo l'acqua con lo zucchero comunque. Vabbè. Schifo. A parte che andiamo nella sezione del gioco. Ecco, intanto. Così avvio pure Anto. Ma tra l'altro, c'è la lemon soda. Ma loro hanno soda? Qualcuno l'ha mai. Io l'ho presa un paio di volte, ma preferisco il limone. Ma sembrava aranciata. Sì, no, preferisco il limone. Io la limonata. No, c'era dentro la polpetta, però, anche lì. Perché anche nella lemon soda dentro c'è un po' la polpa. Sì, ma limone. Ragazzi, io non bevo, di solito non bevo mai bevande zuccherate. In questo periodo mio papà la prende perché mi odia. Io da poco che non bevo birra con limonata. Cioè birra con limonata? Ah, beh, la Radler è birra limonata. Cioè, sì, se tu vai in montagna la perché lì per la limonata fatto, la birra. Sembrava stessi dicendo una gran cazzata. Poi questi mi sgridano perché ho bevuto un bicchiere di lemon soda. Questi si ubriacano dalla mattina alla sera tutto il giorno. Io Marco oggi non ho mai smesso di mangiare, penso. Grazie buon Fabio. Grazie mille buon Fabio. Buon hai Fabio, voglia grazie. A ubriacarti con la Radler, visto che è già metà della birra, quindi hai voglia. Vi posso fottere, quindi? Vai. Basta che sei online. Tac e tac. Certo che sono online. E tic e tac e tic di là. E tic e tac e tic di là. Ovvero. Per me che sei culo. Come Bergoglio. Esatto, perché cioè io non credo di averla più vista in ruttato, scusa. Non credo di averla mai più vista in commercio. La soda, no, ovviamente no. Cioè, quando eravamo piccoli. Ma anche la limonata soda, in realtà, tipo, cioè, c'è la limonata normale, ci sono le bottiglie di limonata. Marco, ti stai facendo i cazzacci tuoi? Sì. Le sei. Ma io sono già dentro. Non hai accettato. Non è vero, Marco. Ah, non ho accettato, non avevo sentito neanche l'invito. Forse, stavi guardando le. Su no, non lo dire perché stavo guardando la foto che ha messo Rosa, quindi non insultare, per favore. Vabbè, facciamo bene, quindi. Ma no, cosa dici, scemo? Fammi vedere quella gran fica di Rosa, guarda. Ma amici, l'altra volta siamo morti, vero? Quindi abbiamo perso sì, di conseguenza tutto, quindi fammi reclutare. Voglio quello free. Non ce l'ho io, Rosa. Carino. Vabbè, guarda, meglio così. Ah, eccolo abbiamo Marco che è comparso. L'arma ce l'abbiamo già. Ma io devo reclutarlo, ecco perché stavo aspettando comparisse. Tipo, boh, non hai nessun personaggio. No, non l'avevo ancora preso. Dai, questo va bene. C'ho il cecchino, la pistola, il coltello, c'ho la siringa, la dinamite, c'ho tutto. Dovrei usare ancora i due che sto portando. Magari prendo un medikit, che dite? Prendi anche il coltello, magari. Il coltello c'è già di base, me l'ha dato. A me ha dato il tirapugno, me l'ha dato. Mi prendo un... È una bomba infernale.
Dov'era il medikit da comprare? Infernale. Mica mezzo codo. Non era in... in UT, no, consumabili. Io sono pronto. Anche la versione Coca-Cola da Lemon Soda. Ma in realtà probabilmente la Lemon Soda è stata creata dalla Coca-Cola. Coca-Cola c'ha un sacco di roba. La Sprite, mi pare, della Coca-Cola. Sprite della Coca-Cola. C'era anche un'altra che era della Coca-Cola. Però non mi ricordo. L'aranciata, no? No, sì, c'era un'altra. Un'aranciata era. Sì, no, ma c'era anche un altro marchio che si dice Sprite, ad esempio, è della Coca-Cola. Sprite, un'altra Coca-Cola. La Fanta, sì, esatto. Aranciata non mi veniva la Fanta. Tu sotto Coca-Cola, Per me no, la Lemon Soda sì, non è della Coca-Cola. No, però, vabbè. C'è la limonata della Fanta. Oh, is that Mark? Dati sensibili, esatto. No, a Federico, grazie mille. Grazie per la Tier 2, grandissimo. Grazie mille per i 13 mesi. Favoloso, man. Che jingle. Anche il Fuse Tea è della Coca-Cola adesso. Ai, ad esempio, in Giappone, sai quante robe. Ah, però ho provato quella. Mi ricordo che palle. Lo sport per lui che scrive cose. Con 6,90€ ci esce per tutto. Posso offrirvi un caffè? Mi raccomando, da Sporto per Luca, Spirti e Corvo. Grazie, è scritto Espirti, in effetti. Grazie mille, Ferri. Con 6,90€ ci esce il caffè. Ma per tutti, sì, sono 6 caffè oggi. Bravo, Emekira. Che stavo prendendo un altro finale per guardare un attimo una roba su YouTube. Ho aperto comunque un'altra vostra roba. Vabbè, classica. Ci guardi due volte. Mark, ti vedo putrefatto. Sì, mi sono cagato un pochino della donazione. Di cosa? Della donazione. Ah. Allora, Moro, questa sera ti voglio. Allora... Grazie, anche io ti voglio, Marco. Amami. Ah, sì, sì. Otra vez, Mor. Allora, dobbiamo andare qua tra 60 sì. E 45. Che numeri, Marco? È sbaglio, non lo so. Non mi farà arrabbiare perché stasera io urlo, Si parte forti, ma io mi sento stasera non riesco a tenere, anche oggi durante farmi il simulator, ecco. Mi sento stupido nelle mani, solo. Non mi muovo stupido bene, nelle mani. Sì, mi sento scomodo. Ce n'è uno solo. Qualcuno mi ha spostato la tastiera, ha fatto qualcosa, mi sento fastidioso. Roberta! L'ambasciatrice di sto caso. L'ambasciatrice delle mie fave. Grazie, te lo merita tutto. Forse abbiamo il vecchio Nesti, sì. Un po' la ricetta lo hanno rimesso in commercio con un nuovo nome. E beh, era palese. Quanto ci vuole? Anche perché io ero grande amante di Bergomi. Sì, Roberto, ambasciami le balle. Ma è un po'. Lizard, quanto ci metti? Io sono già dentro, era semplicemente la sta parte. Ah, ok. Pensavo stessi ancora caricando. No, tutto. No, ho detto da un bel po'. Avete un macro? Pronti? Pronti, Marco, pronto! Ma c'è l'acqua lì però, occhio. Scappate, ma che distraction. Forse non te l'ho mai detto, ma tu... No, c'è il mostro delle... Il bosbo! Guarda che l'ombretti. Non l'ho ancora mai visto, però. Cos'è l'ombretti? Ma cosa hai visto? Se bastati giravi? Bastiani. No, ma voglio che esca, voglio prendere da qualcuno. Ma non esce, esce. No, e fa solo quell'animazione. Ha il bus delle chap qua. Hello there! Happy birthday! 3 years old! Grazie, Patti! Che è successo? Grazie mille, Patti, per i 3 anni. Ok. Avete preso l'indizio? Sta prendendo Mario. Ti avevo promesso. Grazie! Ci sarei tornato! Grazie mille! Questa, aspetta, mi è messo giù, è il gladiatore, no? Sì. Ah! Ma che figura di pesto. Occhio. M'ha picchiato. Apri. Non è doppia taglia, e quindi poi ce ne prendiamo un culo. Questo è un po' un casino, Marco, dove cazzo sei sto andato? Sto spegnendo, che mi ha dato fuoco la schifosa. Dobbiamo andare di là. Ora, secondo me è qui dentro comunque. Mi sento stupido, oggi non riesco a giocare. Perché ti senti stupido? Ma non riesco a usare le mani. Un cavallo Brasaula? No, perché? Non la voglio, va bene? Ma non abbiamo il grana, no? Un po' schifo la Brasaula così. Io la mangiavo così tranquillamente. Mi piace. Dei fenomeni di minchia, guarda. Come cazzo, dove mi sono infilato? Io, amici, aspettate, mi voglio. Qua, dove resta, no? Mi sono perso. Guarda, fa il colpo di. Eccomi.
Y2J. E perché lui è andato di là? No, io stavo seguendo l'ombra, scusate. L'ombra di chi? L'ombra quando fa IE. La sagoma. Infatti dire, sei dalla parte opposta, scusami no, qua. No, sono entrato nel punto dove eravate, solo che sono entrato dal cancello anziché dal buco. Per me sei come Bergome. Ma basta che lo puoi caricare il coltello lì. No, lo so, però faccio quella cosa. Mi sento non è un vero. Po' stanchino, no? Aspettate un attimo, per favore. Oh, mi sento stupido. Ho sentito... Te la vecchia, modern, ci penso ragazzi. Io gli Ezer. Sono fermo qua. Era un altro lì davanti, Ci penso io. Bostianic. Ma non ho sentito il colpo di spa. Certo, sono silente. L'ho sentito adesso, scusa. Ma io l'ho sentito, giusto. Che cagno. Penso io. Ma che artino. Cretino. Occhio quella dietro. Come cretino? Come occhio dietro, me? Occhio dietro. Chi è dietro? È quello fuoco. No, l'homme merda, no. Ah! No, ho sbagliato a prendere il fucile. Preso fuoco. Il colpo singolo. È morto. Guarda te, pezzo di... Mauro, curati, qua c'è un non medico. C'è bisogno, Marco, sono... Deve essere qua dentro. Sono fatto. Ti devo sparare? Sono fatto? Esatto. Andiamo, ragazzi. Bravi. Dov'è il point? Ce n'è uno a destra e uno a sinistra, io vado a sinistra. Eccolo come qua. Si fa qua? Non si può rompere il... Ma è già stato individuato questo. Ma c'è un giocatore, c'è un geometra, andiamo! Pantiellas! Un saluto! Sono morto. Sparagli, Moro! Candelotto di dinamigne! Ma chi? Dov'era questo? Moro è cascato! Sono schioppato io! Ma ci siamo andati troppo spavaldi! Marco, l'incendio... Fuoco... Nel fuoco, spegniti! Stanno sparando come le bestie, ma... Mi sa che sono due squadre, mi sa. Ragazzi, io provo a tirarvi su, ma... Marco, vai dentro, via! Che cazzo! Non lo fare, Marco! Ho dato un fuoco alla sito, così non sale. C'è quella tenda di merda, sai? Non farti prendere. Temporeggia. Sai che il coltello potrebbe essere un'ottima... partizione. Io sto andando... No, mi stanno dando fuoco, sì. Marco! Come faccio, no. Moro? Marco, mi bruciano il cadavere! Corri! Accoltellali! Marco, veloce! Ormai sarà bruciato. Dio. Bestia che Neanche c'hai pro... Dai, questi erano dei pezzi di merda. E così finì la nostra avventura. Ma ne iniziamo un'altra, amici, Tranquilli. Ne iniziamo un'altra, non vi preoccupate. Così siamo sempre in evoluzione noi. Sì, ma proprio lì col coltellino. Ma perché tanto la pistola non shotta, il fucile non shotta, a questo punto. Se prende in testa. Non lo prendo in testa mentre corre a quella distanza. Sì, ma ha fatto una foto. Ma che è successo qui? Ho sentito un rumore particolareggiato io. Oh. Tipo... Non è possibile, Marco, non è vero. Oh, cosa ho sbloccato? I coltelli da lancio. Allora, reclutiamo un calciatore. Se mi fa fare, per favore. Allora, aggiorna la lista. Lei ha il... Vabbè, pompa e balestra. Non lo so. Che fucile di merda, no. Allora, lei, cazzo, quanto costa, oh. Allora, fammi reclutare. A me c'è questa qua a livello 16, fammi usare questo. Questo c'ha già tante robe, però, me lo tengo io. Questo è fico, però. No, mi prendo io me lo compro, ragazzi, frega niente. Questo è fortissimo. C'ha il fucile con la baionetta, la pistola buona. Poi ha la... Cos'è questo? Fa casino. La bomba smorzante. Poi aveva già dei potenziamenti lui, se non sbaglio. Ok. La pistola a ripetizione. Prima ce l'avevo, adesso non posso più metterla. Ah, posso disinnescare il... ma sì, come fa? Veramente ottimo questo qui, Tra l'altro sta pistola non è fortissima, tipo. Piripi. Pura.
incendiarlo, è incendiarlo. Guarda che fica che sono, sono proprio un becchino. Però aspetta, perché vabbè, ho la baionetta, per carità. Piacerebbe prendere qualche candelotto. Qualcosa. Grazie, Ambrins. Grazie. Ora non posso più vedere live diretta, ma si compra sempre in pasta. Oh, vedi. Grazie. Grazie. Okay. Facchino, cos'era? Ricevi un altro utenza? Ho detto facchio. Grazioso il fatto che recuperate le live in pasta. Quando siete proprio bellini, amici. Grazie mille a tutti. Per me sei come Bergamo. Questo. Io una bomba smorzante la prenderei, Zar, quel fucile è una merda, Ma uso praticamente sempre quello. Non è quello monocolpo, quello. No, l'ho modificato apposta, è quello A7+1. E il fucile monocolpo? Credo, aspetta. Il fucile monocolpo? No, è 7+1. Una molotov? No, e prima avevo quello monocolpo, perché avevo sbagliato. Ok, ci sono. Vai. Marco, sei in fissa con Bergamo? Siamo Clara. Ciao Vale. Ciao Yami. Esni Omalone. Io sono Omalone. Poi Marco non l'ho letto. Io non l'ho... manco io mi sono letto, quindi... Stavo guardando tutto il mio equip. Tra l'altro... No, ieri cosa sì. Mi sono preso un paio di milioncini su GTA. Giusto per... Mi sono già comprato il camioncino. Ti sei preso gelati. 2 milioncini? Sì. Ma mi sono comprato il camioncino di gelati lì, quello lì per fare le missioni. Sì. E ho modificato la macchina, che non... va anche più veloce. Quindi domani facciamo brum brum scooteroni. Beh, no, bisogna finire l'altra missione adesso. Se non crasha volentieri. Se no ripieghiamo su H1Z1 che si chiama Ant. Ci pensi? No, mor. Piuttosto no, il medikit c'avevo la... magari. Non l'ho messo il medikit, scusa. Non è vero, proprio che non possiamo. Forse l'ho solo comprato. La rifarei, vale. Poi lo disinstalliamo, però... Forse ho preso solo il medi, il Ringo, cioè, Felizio. L'ho comprato, ma non l'ho. No, Moro, mi spiace. Credo che sia morto, Ringo Felizio. No, ma io le Battle Royale basta. Cioè, meno che non ne fanno una che mi proprio mi prende, che voglio tornare. Sarebbe uscire la Battle Royale di COD, so. Così altri 50 giga di patch. No, non ci penso proprio, Lezzo. Non c'ho spazio per installare. O mi pagano, ho fatto 64 giga di patch, quindi... Diciamo che mi vedono un po' di più adesso, con questa luce un po'... no, troppo. Non si chiama più neanche H1Z1, si chiama? Ha cambiato nome? Si chiama Z1. L'H1? Non gli piace più. Non lo so. Allora, Lizard, sono convinto che quel fucile sia una merda, comunque, ancora. Ma è sempre questo usato. Ancora bello. Un nemico solo, ma che palle. Ah no, sono io che c'ho quello fighissimo, quello che c'ha 86 colpi. Non è... questo è 7+1, no? Il mio ce n'è 96 invece. Ma ne bastano 8, 80... 194 ce n'è al mio. Ah, 9. L'ultimo update di COD è stato di 86, sì, ce l'ha detto Gianluca. H1Z1 era molto divertente, sì. Tra l'altro c'è il free weekend di Days. Ah beh. Ostia, tra l'altro ho citato Days RP, cioè lo stanno facendo Days RP. Che proprio. Days RP. Non so quanto possa essere. Vabbè, ci sta perché Walking Dead. Sì, però... Ma è, cioè, in realtà è nato come. Beh, sì. Come RP quasi. Cioè, in realtà su. Amici, aspettiamo. Arma, concentriamoci prima che incontriamo RP. Ancora gente e moriamo. Non ricordo, ma faceva carino con la polizia. C'erano anche la tuta polizia e tutto il resto. Non ricordo. La vecchia di merda. Una vita in vacanza. Una vecchia di Merkel. Una stronza del cacchio. Una bastarda scema, stronzona. Ma perché siamo qua? Dov'è l'indizio? Non lo so, io sto uccidendo il cavallo. Ah, non c'è nessun indizio qua. Allora, perché siamo qui? Non lo so. Io ho visto una cosa di là, qua aspetta, davanti. Aspetta, di là. Sì, io l'ho vista, infatti. Come si esce? Di qua? Forse non te l'ho mai detto. Io vado da questa parte. Sto prendendo un soggetto. No, qua, lo devo fare, amici. Minchia! Un altro! Mi dispiacere. Tempo cosa? Di reazione che ho avuto. Preso? Sì. Dov'è prossimo? Qua no, è ancora però... singolo, che palle. È di là, nord-est. Vai. Quindi ci ammazzeranno anche questa anche volta. Anche ridere è molto bello. A me dà fastidio quando sono uno solo, preferisco quando sono due. Perché sono degli scarossoni. No. Beh. Ora non mi risulta, siamo se no, competitivi ormai. Troviamo l'obiettivo e aspettiamo. Che vogliamo farla la vigliaccata? Stiamo nascosti di cespugli. I bastardi pezzi. Io non voglio. Marco, allora tu vai avanti.
Non è uguale, scusa, vado avanti e mi ammazzano. Certo. Mentre noi non moriamo invece. Qua dentro sono due, tra l'altro. Qua dentro è uno. Felice. Che spavento. Oh, un altro. Rosalla. Ah, c'è. Ah, questo ci penso io. Boh. Che non l'hai infilzato? L'ho infilzato io. No, io. Perché ogni tanto uso la baionetta, ogni tanto... può essere. Qua dentro? Non me l'abbiamo già trovato. Sì, qua dentro. Sì, andiamo a uccidere. Sì. Vai. Adesso sono in tre, già ci ammazzano subito. No, non credo sia il boss, in realtà. Perché non è venuto fuori scritto. E l'indizio, infatti, è qua. No. Non è. Sì, ma c'è un altro qua. Direi proprio che è qui, però. Sì, però in quest'altro edificio di qua. No, vabbè, siamo qua già, ormai. Facciamo. È chiusa. Ma che non che sba troppo. Che palle, però poi si rompe di legno. Certo, funziona così. Certo, funziona così. Ma questo me la ricordo, sta zona. Dove Marco, dove siamo morti prima, esattamente. Esattamente quella. Uscì l'assassino. Assassino! Ma anche prima era l'assassino in questa zona, ma scusa, ma che senso? Siamo nello stesso server, siamo rientrati. Cazzo, che buio che è, non si vede una fava. Si vede veramente niente, amici. Eccolo. Dove? Aspetta. Passato di qua. E aprite la porta. Arsteri, arrivo. Ma com'è, ragazzi? No. Grazie. Miseria. Con l'emorragia. Chiudi la modo, eh. Ah, giusto, aspetta. Aperto. Eccolo. Ancora, mi seguo. Ah, non posso ricaricare, ti stavo per dare una smartellata. Aia, devo fermare l'emorragia, che male che mi ha fatto. Sì. Senti che schifo il rumore dei dove dei dove sei? Eccolo dove là. Dove sei? Ma che male, chi mi ha dato fuoco? Dovevo, era lì. Ho capito, ma vaffanculo, avverti. Ma era carra carra. Ma guarda che male. Che schifo. Guarda che lavori in testa, in faccia. Aia. Vanno via sti schifi. Muoio. Sì, erano finiti i nuovi fighi. Ah, perché hai appena subato, mi sa. Ma amici, io non ho per curarmi. Prova a aggiornare la pagina. Se subatti sì, prova a aggiornare la pagina. Ogni tanto si bug. Sono morto. Stavo curando. Arrivo. Io non ho neanche per curarmi, penso. Vai, tiralo su, Lies. Dategli copertura. Aia. L'ho preso. Non vedo niente, non vedo, ragazzi. È buio questo posto. Ho cercato di portarlo qua, ma. Devo ricaricare io, cazzo. Vedo curarmi invece. No, è da me. L'abbiamo salvato al pelo più di curare. Ok, non colpirci tra di noi. Mi rimettere ti i colpi avevo nel promesso video. Che sarei tornato per te. Grazie Bonfi, Bonfi 93, grazie mille. Grazie. Bonfi. Manca poco. Grazie mille Bonfi. Non è che ho colpito tutto... te io, no, ma non penso. No, no, mi avresti shottato, sono proprio poco io. È lì nastrozzino qua. Morto. Ok, morto, è morto. Caricate tutto. Qua l'ho già preso io le munizioni. Metto la trappola qui. E Ghiro, Ghiro non ha suonato? Almeno a me non ha suonato. Grazie Ghiro. No, a me ha quattro suonato, mesi. Credo. Siamo amici, io. Vabbè, grazie mille Ghiro. Non per curarmi perché sono stupido. Allora metto la trappola qui davanti alla tenda. Allora amici, in questa porta qua davanti. No, qua è già sbarrata, niente. È sbarrata, no, c'è lì la scaletta quella dove eri salito tu prima con la tenda. Ho messo la trappola davanti. Ok, perché io ho una trappola che fa casino, fa partire roba. Qua avete messo questa. Posso ho mettere sotto le scale? Sotto le scale? Apribile. Sento degli... No, io sto facendo scendere l'ascensore. Hanno sparato dei... però, eh. Sento degli zombie che fanno casino. No, hanno sparato, fuori. L'ho sentito io. Ancora? Ecco, adesso sì, è a ovest. Ovest, ovest o nord-ovest.
Tra l'altro, dove dobbiamo andare? A nord-ovest poi per uscire. Ah, perfetto, proprio dove sono loro. È l'unico ingresso. Io vorrei mettere la trappola, ma non so neanche dove. Con le scale qua che vanno sopra. La porta sopra, è sbarrata, però. Ragazzi, è inutile mettere le robe. Eh no, infatti, no, sono le scale quelle che vanno sopra al massimo. Ok, non ma... state... Non è stare la finestra. Lì. Vado sopra, ragazzi, dai. E occhio, non state qua perché dalla porta si vede. Vado sopra, vado sopra. Questa zanna, ciao Toz. Ciao Axel. Io camperò invece qui la... Tu Marco stai sopra la scala, magari nasconditi e camperà la scala. Ho messo anche il coso per... Tu Gliezzar guarda la stanza dentro dove c'è il mostro, io campero qui dove ho messo la trappola, dove c'è la finestra. Ciao Agos. Muoviti poco, Marco. Sì, no, infatti. Perché ho fatto la cacca addosso. E non lo so che come si chiama il fucile, l'ho preso dal personaggio già acquistabile così. È il tetto che è bucato qua, occhio. Di sopra dove c'è il mostro? Hanno sparato a sud-ovest, sì. Lascia. Sud-ovest? Sud-ovest. A me sembrava un po' più verso nord. Se andiamo... A est? Non se lo aspettano. Dalla parte opposta, è molto lontana. A nord se lo aspetta che andiamo. Ma in caso possiamo andare a nord e poi massimo girare a ovest. Non lo so. Non saprei. E la porta dovrebbe uscire a sud. Sì, io. No, usciamo a est, è vero. Usciamo dalla parte opposta, sì. Ostia, che questo è vicino, eh. Ci stanno arrivando, ragazzi. Da che è sempre sud-sud-ovest. A est. Dobbiamo uscire poi dalla finestra qui e corriamo a destra, su, dove sono io. Stanno sparando tanto. Venite già qua al mostro che prendiamo subito. Sono cascato giù, ragazzi. Hanno sparato qualcosa qui davanti, mi sa, Una flashbang qualcosa hanno sparato. Sono i fuochi d'artifici. Sì. Distrazioni sonoriche. Prendete. Ah no, se è esploso può essere esplosa una mia trappola, ragazzi. Ah, qualcuno prenda il mostro. Sì. Qualcuno prende il mostro. Prendo io. Aia, me l'ho colpito. Sono sopra, c'è uno sopra. Lo sapevo che ho preso la mia trappola. Non vedo niente, ragazzi. Sono con l'ascensore. L'ascensore è lento. Ah. Non è posso... Allora andiamocene via. Dove? Disattivo la trappola, venite da me. Sono morto, non so come. È sopra, te l'ho detto, sopra. Mi ha ucciso uno zombie. Perché mi ha sparato, è arrivato lo zombie e mi ha ucciso. Si è messo proprio da... Sì, sono pronto. E che io non ho cura, quindi non so. Marco, tu dove sei? Perché sei qua? Stavo cercando di scappare, ma c'era lo zombie e quello lì che mi sparava. È stato un po' di sfiga, ma mi avrebbe buttato giù comunque, probabilmente. Vedete se riuscite, amici. Un po' di mie trappole c'erano, una l'hanno presa sicuro. Aspettate che vi spetto, mi dimentico. Occhio, botta Moro. Dato, Moro. È qua. Lo so, è niente, era dietro di terra, me. L'ho buttato da terra. Provo a tirarti su, Marco. Tirami su. Sento passi. È che volevo tirare su Marco, porca miseria. E vedete se riuscite, ma se no... Allora, quello lì l'ho buttato da terra. Allora, sono lì fuori, sono. C'è una dinamita, se mi confermi che sono lì. Ah, sì, è nella stanza. Sto curando io, Poi provo a fargli il giro. No, mi hanno mandato fuoco al cadavere. L'ho ucciso. Niente, ce l'ho anche a destra. Non vedo un cazzo. Ostia! Minchia! Con la Io non vedo niente. Ragazzi, il problema è che io non vedo nulla. Non vedo un cazzo. Non vedo nulla, nulla. Non so in live come, sì, come vedano. Io non vedo niente. L'allarme di Marco erano in teoria. Sì, erano le mie che avevo messo. Dovevamo scappare, proprio correre veloci. Ma sono stati anche bravi. Ma erano due squadre. Io sono uscito, ho aperto la porta. Io ho aperto la porta per andare via. Colpo suo e zombie a sinistra. Subito, appena aperta la porta, proprio. Ho provato a scappare, ma non è stato possibile. Poi non riesco a muovermi bene stasera. Sono anch'io impedito, per carità. Però... E le mani stupide. Adesso mi bevo un goccio d'acqua.
Dai, 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 non è finita la Valle Ustra, Dai, che siamo sempre i primi. Perché noi siamo sempre i primi che arrivano e scagareggiano in giro? E poi ci arrivano gli stronzi. Beh, infatti io non capisco gli altri come cazzo, cosa cazzo fanno tutto il tempo. Cioè, basta seguire quei tre indizi e arrivi. Gli altri che cacchio fanno? Pistola bengala, bengala. Allora. Esca. Che schifezza di merda. Il coltello lo prendiamo. Apex a me non dispiace, però non siamo per niente buoni, quindi... No, dai, ma che schifo m'ha dato. E anche il tanto puoi toglierle. Ma tanto comprare le armi, costano veramente poco, tutti i punti che abbiamo. Sì, in effetti è vero, posso farlo. Allora prendo Ido. Ido, via Ugilo. Quasi quasi faccio anche io quel lavoro lì, ma lo sai? Sì. Rimuovi, sì. Ma anche io faccio sempre così, prendo qualunque cosa e poi rimuovo le armi e prendo quello che voglio io. Mi prendo... Io voglio quello silenziato, che mi sono trovato bene l'altra volta. Questo. E... Voilà. Prendo sempre il Winfield M18. Io ho preso il Winfield... Con il cecchino, col mirino da cecchino. Ah, ci sta. E il pompa. Poi, quanta roba c'aveva questo? Due molotov. La cura, il medikit, il coltellino svizzero, la lampada elettrica. Adesso siamo Woodsteiner, Maxwell Klingen e Torborg Homerson. Ma non è che lo fanno apposta, tipo è più facile uccidere voi del mostro, ma probabile. Perché magari dal mostro poi devi difendere anche dagli altri. In realtà il mostro in realtà non è così difficile da uccidere. Infatti. Poi dipende dall'ambiente. Anzi, avrebbe senso capire quando tu stai attaccando il mostro e l'altra squadra ti deve venire ad attaccare in quel momento. Quello fatto... Cioè, è meglio approfittare di attaccare la squadra mentre sta attaccando il mostro. No, più che altro è che... Una volta che uccidi il mostro, hai un bel buff perché c'hai il wall luck, solo che non è... così tanto OP. No, ma serve solo per scappare, cioè sai almeno la direzione esatto, andare che sì. Non c'è nessuno. Ma infatti ci sta che è così, perché sennò dopo diventa troppo OP e vai al problema opposto. Poi c'è Franco. Sta di palle. Come Peppe? Franco intendo. Franco di palle? No, testa di palle. Mangio i semi di zucca. I semi? No, di girasole questi. Come Antaro. No, era Ghiotto che mangiava. Sì, anche tutti quanti mangiavano. Però Ghiotto era quello che ce l'aveva sempre in mano. Proprio loro. Perché era un ciccione, Marco. Sì. Era un obeso. Dai, amici, che voglio vincerne almeno una. O andarci vicino, quantomeno, a vincere. Ha scatto tutte le posate a casa mia. Oh, a me questo fucile qua silenziato piace un botto. Puoi usarlo con gli zombie che non ti caccano troppo gli altri. Lo puoi usare con loro, ok, non fai... il danno pieno che fanno altri fucili, però comunque gli fai male. Tra l'altro oggi c'è stato un piccolo erronino con il video, perché non doveva uscire questo, ma doveva uscire il Thermobest. No, se, quindi il Thermobest uscirà la settimana prossima. È vero. H come Antaro, H come Antaro. Tra l'altro, amici, volevamo fare questa cosa. Adesso ve la illustrerò in semplici passaggi. No! Dove dobbiamo andare, aspetta? Moro, si è rotto i denti. Dobbiamo andare a sud-ovest. Aspetta, devo mangiare un seme. No, mi è caduto il seme. Schifo, Moro. Andiamo. Oh, dai. Devi dire la cinta. Sì. Un buonissimo seme. Illustra, Moro, illustra. Io, abbiamo questa idea. Noi, naturalmente, l'abbiamo avuta, non Korn. Ma solo esclusivamente noi l'abbiamo avuta. Io ci avevo pensato, ma tipo l'anno scorso e quando c'era il periodo... In realtà è una cosa che ci abbiamo sempre pensato noi, non Korn. Praticamente... All'inizio era tipo, mettiamo su Instagram ogni giorno la clip del giorno, la clip che fate è la clip del giorno, no? Con il vostro, anche con il vostro nome volendo, no? Cioè la clip di il nome di chi l'ha fatta. Però che magari ogni giorno era un po' pesantino. C'è il pippo, e magari dopo anche con l'uscita del Thermobest si andava ad annullare un po' il tutto. Mentre pensavamo invece a fine settimana mettere... tre clip della settimana. Esatto. Così, un po' da incentivare anche voi a fare le clip. State iniziando a superprogrammare come quei due sul server. No, beh, in realtà noi programmiamo spesso i video in anteprima, cioè, nel senso, pensiamo già ai video per i prossimi 1-2 mesi, giusto per avere anche l'idea di quale registrare. Poi ovviamente... Poi cambiano anche, ovviamente. Allora, esatto. Andiamo a ovest sempre, anche ovest perché facendo comunque un video alla settimana è anche...
facile programmare. Cioè, una volta ne facevamo tre ed era un attimino più... Eravamo anche di più a gestire il canale, per carità. Tra l'altro l'abbiamo anche ridotto anche per il semplice fatto che non ci sono così tanti giochi da poter fare video. Sinceramente, da quando abbiamo questa impostazione qua, cioè anche le live, eccetera, secondo me sono anche più rilassate, più tranquille. E poi, siamo delle live più molto più... A maggior ragione abbiamo aumentato anche le ore di live. Cioè, sono molte più ore di live adesso. E quindi pensavamo di fare, appunto, nel weekend, pubblicare su Instagram le tre migliori clip della Singa settimana. Esprit. Chi è questo? Ma perché era così attaccato a me? Ce n'era un altro dietro di me. Cioè, dietro di me ce n'era un altro di voi, ha preso comunque me. No, perché ne ero due, uno ha preso me e uno ha preso te. Per mio non era. Non l'ho colpito neanche. Tra l'altro, anche nel Termo Best. Un botto, una volta era vulnerabile. Anche nel Termo Best, teoricamente c'era l'idea di mettere il nome di chi fa la clip. Solo che poi viene una... rottura di balle. A fine settimana possiamo metterlo su Instagram, che chi se ne frega. Nel Termo Best veniva un po' una rottura di balle. Nel Termo Best può succedere anche il fatto che magari 5 persone fanno la stessa clip, grosso, e devi mettere uno solo, poi magari gli altri devono lamentarsi, eccetera, eccetera. Vabbè, poi che si lamentano cazzi loro, per carità. È una cosa che succederà anche nel... Vabbè, non nel senso... Vabbè, anche nel senso l'avete capito. Settimana. Sicuro. Però, appunto, magari vi incentivo un pochino a fare le clip, è un contenuto gigante, ragazzi, molto carino. Ma conviene farlo fuori, quello? No, pezzo di merda, vai via! Spegni, cosa? Spegni, siamo all'indizio, perché mi sa che l'abbiamo saltato. Sì, è qui. Ok. A Rare Campi torniamo venerdì. Domani GTA, venerdì a Rare Campi. A me fortunatamente allora, mi ha chiesto... Le clip, in basso a destra c'è un tastino dove c'è cambio di soluzione, roba del genere, c'è il tasto delle clip. C'è un piccolo chuck, cioè quello lì serve per fare le clip. Vegas Donuts. Le clip, poi ti si apre un'altra finestra con l'editor, di là, che è molto semplice. Occhio quello grosso. Dovete scrivere il titolo e nell'editor... hanno trovato il ragno. Hanno trovato il ragno, bene, andiamo nell'altro. Sì, tra l'altro potete fare clip fino a 2 minuti, mi pare, no, di lunghezza. No, 60 secondi. Ah, io ho fatto anche più. No. Sono sicuro. Ora ti dà 2 minuti di timeline, però puoi fare un minuto massimo. Ah no, qua, abbiamo trovato ragazzi, noi l'arachnide. Marco, ma che fai? Ma sei scemo, Moro? Però mi raccomando, una cosa importante. Quando fate le clip, rinominatele, così facilitate anche poi il lavoro di Luke, perché sennò è un casino. No, più che altro è che poi anche la gente che se le guarda non la trova e non sarà la più vista, sicuramente. Perché poi ovviamente Luke guarderà quelle più viste, perché ha più senso guardarle in ordine da quelle più viste. Ma da noi ce l'abbiamo qui il ragno? Sì, c'è qua il ragno, Marco. Marco, che liquido! È sopra? TikTok. Ma questo è un posto bruttissimo da difendere, poi. Ahia, sto stronzo. Ahia, ma che chiudi, imbecille? Perché chiudi, tira la dinamite, la bomba? No, era l'incendiato. Ma vaffanculo, va. Morenix, il treno dei desideri all'incontrare Obama, il trenino Mark entra nei nostri cuori. Grazie, Morenix. Che dispiacere, Marco. Dov'è? Non lo so, spero morto. Dietro di qua. È sopra di me, eccolo! Ah, se lo vedo da lontano non è un problema. Io vi proteggerò, amici, da quelli che arrivano da fuori. Oh, la opa! È lì? Marco, che fai? Vorrei caricare. Aia, bastardo. Marco, aia, dietro di te! Ah! Che brutto! Ma che brutto! Ma era lontanissimo. Non c'era, Marco, non c'era neanche. Ah, si è visto un attimo, ma era lontano. Marco, torna qui. Per favore, Marco. Cosa vuoi? Cosa vieni a cercarmi? Vai via. Questo lo devi fare tu, io faccio gli altri due. Due? Non ho le pippe, Marco. Le buttate per te. Moro, sei passato davanti mentre sparavo, ma sei scemo. Non avevo più le pippe. Ma passami dietro. Come... Ragazzi, ci vuole coraggio. Vado.
Marco, dove vai? Torna giù. No, mi sa che è su, eh. Ma questo è uno stronzo. È morto, morte. No, c'è uno zombie che mi segue. Chiudete. Morto, Marco. Marco è morto. Oh. Amici, voi non avete visto l'azione incredibile? Il sacrificio. Ma va, che gai, gli ha tirato un colpo. Questa qui la potete clippare tranquillamente. Esatto. L'immenso coraggio di un aracnofobico coglione. Perché devi aggiungere epiteti? Era giusto in quella prima parte, poi basta. Trappole. Prendiamo le trappole. Guardate che non è facile per uno che ha fobia. Ah, io la metto all'ingresso principale qua sotto. Qui ci sono dei cagnolini. Qua. Amici, state attenti ora però, Ah, c'è un altro ingresso qua, ma c'è la porta sbarrata. E comunque se l'avete ucciso è merito della mia pugnalata. Metto un'altra... C'è l'ingresso qua laterale. Ho sparato, scusate. Per un'altra di trappola, quanto? Amici, guardate, ho la torcia adesso. Marco, stai attento che da lì sparano... Ma io allora l'avete messa qui, ci sono altri ingressi? Qua, sono tutte le finestre sopra poi. Le metto una sopra allora. C'è la porta qua dove però sono dove io. La metto perché la colpite qua dove sono sicuro. Io c'è la porta. Dove sei tu? Quale sei? Sono il pallino 2. Qui ce n'è una aperta. Ok, ok, che tutte le porte sono intrappolate. E infatti siamo molto attenti. Munizioni. Che schifo che mi fa. Rambo. Dove dobbiamo andare? Aspettate. Ah, ma c'abbiamo l'uscita proprio qua. Allora, che bus del chat. Nord-est. Forse da dove siamo arrivati. Sì, infatti era proprio meno. C'è un tizio infuocato là che correva. Questa la vinciamo easy proprio. C'è un tizio che sta correndo, tizio infuocato. Non so se è da noi o... Magari ha visto qualcuno. Infatti stavo vedendo. Tu sei il trailblazer. No, non lo so. Come faccio? Quanti pallini vedi da noi? Sì, io ho rotto una finestra, amici. Quindi. Ah, no, adesso c'è quello dei cani. Fermo. Lì, no, niente. Che texture poche che hanno i cani. Abbastanza. Da lontano. Ciao, Otacon, ciao a tutti. Non arrivano, ciao, Otacon. Bellezzissimi. Marco, è tutta la mia solidarietà. Io gioco a Conan Exile e ho la fobia degli scorpioni. E lì ce n'è parecchi. Ma guardate che non è facile. Ho fatto veramente uno sforzo enorme a fare quel lavoro lì. E io ho tolto un botto di vita pugnalandolo, credo. Non ho visto, non avevo tempo di vedere. E stai sparando cazzate. Tu non hai visto? No, beh, immagino di sì, il pugnale di solito toglie tanto. Ma che fai? Moro, guarda che ho rotto la finestra e mi sono lanciato di sotto. Tu non hai visto che scena da Rambo che ho fatto. Questa qui è una vagina gigante, un ragazzi. Tu sei un imbecille. Tu sei uno scemo. Ma l'ho messa io, pirla, tra l'altro. Ragazzi. Non qui sono. E l'ho messa io, tra l'altro. Corna ha riscattato la possibilità di stare sotto la contessa. Bravo. Che bellezza, Corna. Questa è la finestra che ho aperto io. Che sei un intenditore. Che Nathalo, grazie Nathalo. Pensate che vi chiedo, vi seguo da Castle Crasher, minchia. Cacchio, veramente? 4 anni fa. Mangio un seme di zucca intanto. Tra l'altro lo volevamo rifare nelle mattine. Sì, quando magari non abbiamo più giochi da fare, è una delle opzioni. Pronti? Chi è quello lì? È uno zombie? Immagino. No, mi è caduta una buccia. Nord-est, mi raccomando. Aspettate, amici, che siete andati via. Tetto. Adesso andiamo, corri, nord-est. Ok, non c'è nessuno, andate tranquilli. Dove si esce? No, dovete buttarvi dalla finestra come ho fatto io, miss. Non c'è bisogno, amore, ti insegno. Ma tutta l'incegizza. Ma mi hai colpito con la pistola, mi hai tolto un cavolo. E ti ho colpito senza caricare il fucile. Marco! Per forza. Perché veramente mi hai tolto un quarto di un attacco. Tutti su di me, maiali, porci, uccidetemeli, questi cazzo di cani. Ok. Devo fermare. Arriva un sacco di gente. Come? Ah, di zombie. Io ho usato... esatto, voi no però. Io ho usato il silenziatore, ma... È qui, è qui l'uscita. E a nord-est. Ah, più di qua. Ah, sono incastrato. Sono incastrato. Ok. Ma dove è? No. Ah, non è in acqua. Venite su qua. Qua. Porca bestia. Ma c'è lo stronzone. Mancato. E va un culo. Cani. No, non ancora su di me, per favore. Ma rovattene. Non ti via, già. Non l'ho preso.
Ok, non c'è nessuno in vista. In teoria no, però stiamo sempre allerta. Vabbè, ho attivato l'abilità, non c'era nessuno. Vai, ti danno show. Ciao, Axel. Ah, vedi. Te lo dissing. Molto okay. Bene. Oh, sto fucile mi porta bene, me lo tengo io quello silenziato, mi piace un botto. Mamma mia. Vale la pena prendere la propria S4? Beh... Se c'hai perché... un amico anche solo con cui giocare, sì, forse secondo solo... me ti diverti. Magari da solo un po', un po' ti spacchi le balle. Sono sempre quei giochi che da soli magari ti annoiano, sì. In gruppo ci stanno. Magari anche solo in due vi divertite. Sì. Fate... Da solo non so com'è. Io non lo giocherei... Non è vero, lo giocherei da credo solo. Credo che però... sia anche molto più difficile, perché credo che ti metta comunque insieme a gente che può giocare in gruppo. Ah, mi sa quindi... scegliere. Ah, ok. Perché l'altra volta tipo ci vedevamo gente anche da sola. La partita stasera. Cosa c'è stasera? È Inter Napoli, domani c'è Juve Milan. Ah, la Coppa Italia, vero? Vai amici, avventuriamoci per aspetta, l'ultimo che devo quarto d'ora. Potenziare il mio fakiro qua, eh. Ah già che ci abbiamo gli allora. Vedete che usate da emorragia nel corso del tempo. Quasi quasi questo mi piace. Compra la resistenza di prima, questo sicuro. Io non ricarico questo, no. Corre la velocità massima per un tot di tempo. Ne ho ancora due. Tieni la ricarica di vita con un indizio. Devo recuperare. Pronto soccorso. Andiamo quello. Va bene così. Coltello, dinamite, ne ho ancora due. C'ho anche quello per le. A posto, io sono pro. Del veleno, sì, dai. Sono pro. Siamo ancora noi, il club. Siamo del ancora libro. Noi. Siamo ancora noi. Ah, Air Piuma, grazie a te, bello. Peggy Towers, che storia. Come fa a piacervi, guarda. Beh, non ci giocano. Esatto, per quello. Dai, magari un giorno tornerà a Tricky Tower, fra un paio d'anni. Dovete trovare il quarto, più che altro. No, no, ma fra un paio d'anni. Gli anche giocare in tre, ma non so, se riusciamo a trovare il quarto. Dobbiamo obbligare no, infatti, Luke, dobbiamo obbligare Luke, scusa. No, allora, fatta, ho disinstallato gli Ezra, basta. tolto. Sono 200 mega, quanto sì, no, pazzo. Moro, non ce l'ho sti giga io. Eh? Non ce le ho i giga per scaricarlo, mi spiace. Oggi ho disinstallato Red Dead Redemption, tra l'altro. Poi se ci servirà in futuro lo riscarico. L'avevo già disinstallato. Ma infatti ti liberi un bel po' di spazio. Almeno lo scarichiamo altri giochi. Ma ormai gigabit, cioè... No, venerdì. Ormai dico te lo metto. E poi mi ha detto... Fortunatamente mi ha fatto scegliere l'orario in cui viene il tecnico. Ho scelto l'unico orario decente che era dalle 13 alle 15. Cioè, poteva arrivare nel periodo di tempo dalle 13 alle 15... Ma se arriva prima io sono in live, speriamo di no. Vabbè, massimo, vabbè, non penso che arrivi prima, sinceramente. Tanto stavo Farming Simulator, ma sì, se è arrivato prima. A me mi ha chiamato, devo arrivare alle 11, mi ha chiamato, mi ha detto, senti, ma sono le 8, se arrivo adesso è un problema? Gli dici di sì, è un problema. Fatto, no, fanculo, è meglio. Ma perché magari finiscono il giro prima o hanno altre robe che non sono così magari importanti. Magari si sfasa l'appuntamento prima, vengono prima da te. Ma farai tutto... se riesci a fare a trovarli in i primi tre decente, forse li fa. I primi tre dovrebbe ma farli. Sono tutti sul PlayStation Now. Tranne il 4. No, non è vero, anche il 4 è nel PlayStation Now e la notizia che lo tolgono non so dove l'avete letta perché ho cercato prima e non ho trovato niente. Ah. Cioè, almeno la HD Collection del magari c'è un 3, sito tipo Netflix Lover che avvisa quando toglieranno le robe, boh. Ma non ho trovato un cacchio, devo come notizia. Anche perché il 4 l'ha messo... L'anno scorso, aprile scorso. Bene, bene, non vedo l'ora. Cercala, Fardi. Tranne non farò... Molto probabilmente no, non farò... Alzo la... Accendo la luce. Anche il 5. Accendo la no, luce. No, non credo lo farò. Perché l'avevi già fatto in... No, il 5 amici, ma voi cosa vedete quando io accendo la luce? È la luce. Cioè, ma dà fastidio. Ti si illumina la spalla, ti si illumina okay. E basta. Non è che c'è. Perché io a questo punto lo terrei, non vedo un cacchio. Ma è notte, no. Ma è che ci vedono. Io voglio alzare ma c'è un po' anche la nebbia, amici. C'è un cacchio. È che ci vedono tutti, Marco. Dobbiamo andare. Aspetta, ce ne sono due. No, andiamo a sud. Bravi. Anzi. Però anch'io la torcia, in realtà. Sì, ce l'ho anch'io. Sì, a me ce l'aveva già quello gratis. Anch'io ce l'avevo già. Non la compro mai, non credo di averla mai comprata. No, ma a me ad esempio... No, la vecchia!
No, anch'io ho sparato. Amici, questa mi mannaia. No, no, le cose no. L'avete ucciso, brava. Ok. Va. Cos'era? C'era una cosa fucsia per un attimo. Forse è una impressione. Vai, ravanate. Ah sì, che lo tolgono il 4, solo avvi, ti dice che rimangono 20 giorni. Aia! No, le merde! I merdi! Ah. Ma questo è quello grosso, scappa! Che cazzo... L'avete preso, scappa. Appunto? Sì, sì, l'ho preso. Ho perso tutta la dignità. Dobbiamo andare, però. Ok, dritti di qua, dritti di qua. Ah, te lo dice quindi proprio nel... Quando lo avvi. Nel gioco. Allora... Allora mi inculo, quello di 5 anni. Lo rimetto. Speriamo. Magari adesso lo rinnovo. No, fermo, subito. Marco! Abbiamo shottato, l'abbiamo shottato. No, non si può shottare, però l'abbiamo preso in testa. Posso. Allora, dove dobbiamo andare? No, comunque, magari appunto lo finisce il coso e lo rinnovano, come fanno con tante altre serie, altre cose. Speriamo. Perché si tolgono solo il 4, boh, così. Ma è che tolgano anche gli altri. Beh, ma gli altri sono remastered, quindi... Vabbè, vero. Magari... A meno che in previsione che sia una remastered del 4. Altro. Grazie, seguace! Non c'è una remastered del 4. Grazie mille, seguace! Per qualcuno, perché magari deve uscire così. Grazie, sarebbe seguace. Stato già annunciato... No, l'ho detto. Grazie mille, seguace. Ma i merdi di nuovo, che palle! Ah, dov'è? Ah, beh, sai, qua dentro. Quello? Stavo prendendo colpi, l'assassino, ok? Metal Gear 4 Dead Ox. A est. Cioè abbiamo nord-est, sì, volendo. Nord-est dobbiamo andare. Sì, volendo c'è nord-est. Non si può scavalcare da lì. Ma Marco, si che può? Palle. Come avete fatto a scavalcare? La finestra. Ah, dalla finestra, ok. No? Ma sì. Metal Gear 4. Non so se avevate già risposto. Sì, sì, l'ho già detto, l'ho già detto. Allora. Questo lo ammazzo. Toh! No, c'è quello. Hanno sparato a destra. Qua davanti. Io ho sentito. Davanti? Io ho sentito a destra. Davanti. Però. Aia, stronzo. No, sto blindando, devo curarmi che. Allora, uscite di qui, uscite di qui. Tutta la vita. Fatemi spegnere anche la situazione, metti che. Sì, è a destra. Io lo sento a destra, sì. A est e sud-est, sì. Sembra. Fatemi curare. Buonasera, mister. Ma lì stanno tutto a fuoco, ragazzi. Ma è strano, che sia stanno facendo il mostro. No, vogliamo andare? Scusa, cavallino. State sizze. Non uccidete... Cioè, non fate... I rumori pochi, dico. Stanno sparando ancora? Qua c'è un'entrata, volendo. Non correre. Allora, provo a mettere delle trappole rumorose io. No, ma mi sembrano lontani però gli sparo. No, Lieve. Ah, è qua l'assassino. Ah, no, l'hanno già esiliato. Ho aperto il cancello, ragazzi. Aspetta, Non è qua il mostro. No, non è qua, è più avanti. Che sparavano al mostro, sparavano. Sì, sì, più stavo là. Sparando al mostro. A est, andiamo. Sono i cani. Idor Die, mai sentito? No, non conosco. No, aspetta, Idor Die forse... No, io non... Così non mi viene in mente col nome, poi non so, magari... Non so, allora, non mi è nuovo come nome, però adesso non mi dice niente. Ok, sono qua dentro. Magari è una scadenza dell'utente, dicono. Tipo la durata degli episodi scaricati per... Sono usciti dalla finestra! Finestra quella lì rossa, ecco il fucile. Quella aperta, sì, aperta. Uno e poi è entrato. Ha chiuso la finestra, chiuso. Ci ho provato, ma... Andiamo. Occhio anche sotto, che magari ne esce. C'è quello di fuoco. Aia. Magari esconda dietro, ragazzi, Occhio. Io devo curarmi assolutamente, sto bruciando tutto, mi è andata via un'attacca per sempre.
che con le luci se gli ucciso bruciassi... la vecchia. Ma se utilizzassi... ma io c'ho la... no, se l'incendio il tetto però non va dentro. Ma con la luce non gli... anche io la dinamite. Ah, ok, andrei. Se gli allora, vado a aprire la, la finestra. Prova, dall'esterno. Mi hanno sparato! Mi hanno sparato da 105-120 su destra. Aspetta, salgo da di qua. Capito, amici? Sì. Ah, gli abbiamo colpito. Lo so, sto vedendo. Curati, curati. Allora, io ho sottotiro dove stanno... Ma non sono quelli dentro, Moro? No, sì, questi qua sono fuori. Ecco. Questi sono altri. Oh, la madonna. Dove sei, Eliezer? No, dico loro dove erano, scusa. Erano di fronte a te. Esattamente a est. Hanno tirato una dinamite da dentro. Eccolo. Ah, vabbè, ma mi sciottano. Ma cioè, questi lo... sciottano, non è possibile. Ero full vedo, vita, vedo i cani. Ero full vita, ero. Moro, attento, dove sono morto io. Scusa? Non lo so, c'erano delle luci, ma non... Chi sta sparando? Il fucile è per terra? È un'esca rumorosa. Ah, è un'esca, mi sa, sì. È veramente impressionante, sono uscito fuori sparato morto subito. Moro, ma vai, prova a tirar su. Cioè, uccidi quelli fuori e prova a tirar su noi. Bello. Grazie, Drinals. Grazie, grazie mille per i 16 grazie mesi. Grazie. Aia! Sì. Con la palestra. Ma erano sì, erano quelli fuori. No, c'erano due gruppi, un gruppo dentro e un gruppo fuori. Non sapevo veramente dove cazzo guardare, perché ho provato a guardare dalla vostra parte, ma non ho visto nessuno. No, ma era... Cioè, quando è buio così non si capisce niente, è difficilissimo. Probabilmente è veramente difficile, delle volte. Vabbè, la dinamite l'ho tirata, ma lui era già almeno avanti, è una volta dove non siamo arrivati per primi noi al mostro, perché non è mai successo da quando abbiamo preso a giocarci. Il gioco è molto bello, molto divertente, è stato aggiornato e tutto, però bisogna avere un po' di pazienza perché devi imparare a giocarci. E più che altro è stato resettato Luke. Fardi, quello vediamo anche anche noi, se è come abbiamo visto noi nei video. Quello di Tico Tacos. Giocheremo con quei sub ovviamente. Vabbè sì. Più che altro bisogna vedere anche quanto costerà, perché... Bisogna vedere anche se si potrà fare con voi. Tra l'altro, però un conto è anche un gioco free to play, un conto è un gioco che costa 30 bisogna euro. Bisogna scoprire se si può fare con i sub, bisogna vedere un po' come funziona, perché... Però se funziona tutto bene sarà un gioco amici, definitivo. Scusate, a questo punto metto just chatting, intanto. Allora. Base Valley. Avete visto, oggi faccio pubblicità domani alla concorrenza, amici. Domani facciamo GTA la mattina. Poi la mia live al pomeriggio e alla sera, come avevo detto, Tarkov. Domani sera proviamo Tarkov. Vediamo se siamo ancora bravi o siamo arrugginiti. Arrugginiti. Non mi ricordo come si chiama il gioco di tipo. Tra l'altro io ieri avevo detto, vabbè, facciamo Tarkov. Avevo pensato io, facciamo Tarkov che poi devo uscire, no, giovedì sera. Cioè, siccome oggi ho detto, siccome mercoledì devo uscire, facciamo Tarkov giovedì così anche se ci allunghiamo. Niente, alla fine esco giovedì, quindi speriamo che non ci allungheremo troppo. Perché... Ma non credo che ci sia, anzi. Finalmente vado a vedere Dottor Dolittle, forse, finalmente. Che non è Dottor, è solo Dolittle, ogni volta. È solo Dolittle questo, sì, è vero. Succhini, quindi, vivi succhi di frutta. Tra l'altro, amici, piccola notizia, hanno cambiato il nome di Birds of Prey, adesso si chiama Harley Quinn Birds of Prey perché non stava vendendo un cacchio. Sta fallendo, sta andando malissimo. Il mondo, non è solo in Italia. No, no, in tutto il mondo. Non sta, no, tutto il mondo, non sta vendendo come speravano. Ed è veramente spammato. Anzi, hanno proprio detto flop. Cioè, non è che hanno detto non sta andando tanto bene, un po' a ribasso. Hanno detto proprio flop. Ma c'è Ma perché chi cazzo se ne fotte? Hanno detto, ma Suicide Squad è andato talmente male che quasi quasi facciamo il film su Harley Quinn. Bravi. No, in realtà che come vendite forse su, l'unica cosa positiva era Margot Robbie, non Harley Quinn, attenzione, no, Margot Robbie. E quindi le facciamo fare un altro film dove interpreta Harley Quinn, che non è andata benissimo, è andata benissimo Margot Robbie, però facciamole fare un altro film con lei. Perché magari la gente vede Harley Quinn anziché Birds of Prey usa, perché tanti dicono Birds of Prey che... andando al cinema così, magari i casualoni che vanno al cinema. Dici Birds of Prey, Birds of Prey è una cosa un po' specifica che non lo sai. Leggendo Harley Quinn magari sperano di acchiappare un po' più di... Ma che poi Harley Quinn? Vuol dire che cazzo ce l'hai mai inculato Harley Quinn? No, ma adesso sono i cosplayer, mo.
Quindi quattro persone sono andate a vedere al cinema. Certo. To, mille. Ovvio. Mille perché sono mille i cosplayer nel mondo, esatto, di Harley Quinn. Quindi. Vabbè. Pure la serie animata, ma non se la guardano però, perché voglio dire... Cioè, Harley Quinn... Devono chiamarlo Margot Robbie, Beauty of Prey. Harley Quinn è una costola di Joker. No, no, ma ha la sua importanza anche come personaggio singolo, ha le sue testate. Ma non è vero. No, no, è molto interessante il personaggio di Harley Quinn. Il problema è che ormai sei partito con un filone che non funzionava. Allora, anziché fare il reboot, cioè anziché fare tutto... No, ma a parte che è interessante la storia di Harley Quinn, fammi le origini. Ma andava bene anche voler creare il tuo universo DC cinematografico. L'idea che avevano loro era bella, che non l'hanno saputa fare, ormai basta, cioè non è che continui. Ma... L'hanno provato, non se la sono filata, ha funzionato solo Aquaman, da quello che ho letto. Harley Quinn, la ragazza di Joker che è il nemico di Batman. Beh, spiegato bene. Vabbè, ma ci fa il cosplay semplicemente anche perché gli piace. Deve stare un passo dietro a Joker. Vabbè. Amici, andiamo via subito, impressionatamente. Andate però voi da Gatto, gli dite: Gatto, non lo so, vediamo. A posto, così. Harley Quinn deve stare. No, ditegli: Harley Quinn deve stare un passo dietro a Joker. Ditegli così, fate partire un dibattito. A domani, buonanotte. E buonanotte. Ciao, fantastici.